Does anybody here remember Virulin? Ninfee pallide, lievi, coricate sul lago, guanciale che una fata risvegliata lasciò sull'acqua verde azzurra. Ninfee con le radici lunghe, perdute nella profondità che trascolora. Vira, vira. Anch'io non ho radici che leghino la mia vita alla terra. Anch'io cresco dal fondo di un lago, colmo di pianto. Does anybody else in here feel the way I do? Una sensibilità fragile e accesa, quella di Antonia Pozzi, poetessa milanese a tutt'oggi poco conosciuta. Il filo conduttore della sua letteratura e del suo tragico destino è uno solo: la ricerca dell'assoluto. Antonia Pozzi proveniva da una famiglia dell'alta borghesia milanese. Figlia di una contessa e di un avvocato, crebbe in un ambiente colto, ricco e raffinato. My heart is broken. Here in the cup of my hands. From between cracked fingers, old blood. È una ragazza che fin da subito manifesta questa grande inquietudine artistica e intellettuale, scrive poesie fin da giovane, e questo sarà un po' il segno, questa inquietudine sarà il segno di tutto il suo destino. Una relazione tanto intensa quanto tragica lega una giovane Antonia Pozzi al suo professore di latino e di greco, Antonio Maria Cervi, ma la rinuncia a questo amore, ostacolato fortemente dal padre, sarà per lei una ferita insanabile. Slain by your zirconium smile, I was slain by your olivine eyes. L'animo sensibile di Antonia, che nel 27 frequenta il primo liceo, rimane affascinato dalla cultura, dalla preparazione e dalla sensibilità del suo professore. La fine però di questo amore farà sentire Antonia come chiusa in una morsa. Furnaces burn everlasting, black tattoos of you. C'è probabilmente nella vita, nel destino di questa ragazza, un essere accostati a un precipizio oscuro fin da subito. Forse la disperazione mortale è quando questo senso del precipizio vince rispetto a qualsiasi altra cosa. Nel 1930 Antonia Pozzi si iscrive alla facoltà di lettere e filosofia. Incontra maestri illustri, nuove grandi amicizie, ma la sua tensione spirituale, la ricerca di una voce che plachi la sua ansia profonda, non trova risposte o approdi. Un ambiente molto molto stimolante, che però non rispondeva al suo bisogno di verità. A chi tocchi camminare a lungo da solo nell'uliveto, per una strada così bella, capita magari di trovarsi a un tratto disteso per terra, tutto in un pianto. Perché ci sono soavità così perfette che fanno orribilmente soffrire e gridare il nome di tutte le cose e le persone perdute. Il mondo contadino e i paesaggi di montagna parlano alla sensibilità di Antonia Pozzi. Essi rappresentano la possibilità di cogliere armonia, purezza nella vita concreta, faticosa, ma anche semplice di tutti i giorni. Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. Una lenta esplorazione della natura, come quasi per carpirne il segreto. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi. E amava la casa di montagna, della famiglia, cercava molto spesso di stare all'aria aperta. C'è una sorta quasi di, forse di claustrofobia esistenziale. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo,
La poesia di Antonia Pozzi è concreta, è fatta di paesaggi, di persone, di cose, ma il suo desiderio di radicamento e di riconciliazione con la realtà non trova una realizzazione concreta. It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time. La tensione spirituale di Antonia Pozzi non giunge a nessun approdo. Il fatto che questo mondo che Antonia ha amato e interrogato disperatamente non abbia, sia privo di un senso, conduce la Pozzi a una sorta di cupa disperazione. Just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind. 3 dicembre del 1938 Antonia Pozzi si toglie la vita, ha solamente 26 anni, e finisce così in un prato di Milano dove viene ritrovata con un tubo di barbiturici in mano, questo suo dialogo intenso e colmo di aspettative con un mondo che ha disperatamente amato. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Lei nelle poesie aveva messo tutta se stessa. Aveva detto le cose che non poteva dire nella vita quotidiana alle persone che aveva vicino. Forse era l'ultima sperata, disperata richiesta di aiuto. Tutta la poesia di Antonio Pozzi è una poesia sulla domanda. È una poesia in forma di domanda. Il fatto che non c'è una risposta, però, e che questa domanda non porti a nessuna risposta, fa sì che sia in qualche modo bloccata, una domanda bloccata sulla soglia. Io entro soltanto per avere un po' di tregua. E una panca e il silenzio in cui parlino le cose sorelle. Poich'io sono una cosa di nessuno, che va per le vecchie vie del suo mondo, gli occhi due coppe alzate verso l'ultima luce.